Questo brano che abbiamo adesso ascoltato del Vangelo di Matteo si trova nel capitolo 10, che è il capitolo della missione dei discepoli di Cristo. <ride> Cristo descrive la missione che spetta ai Suoi apostoli, discepoli, in modo abbastanza realista, diretto, senza mezzo termini. E fa vedere che non si tratterà di un annuncio allegro, di andare in giro e parlare. Fa vedere che l'annuncio del Vangelo provocherà una resistenza. Ci sarà nel mondo una forza negativa che resisterà al Vangelo. Cioè ci saranno gli uomini, ci sarà una parte di umanità che resisterà al Vangelo. E nel capitolo, proprio qui, è il culmine, che la vera missione dei discepoli comincia quando incontreranno resistenza, perché questa resistenza si trasforma nella testimonianza. E la testimonianza, in greco, Testimoni Atti degli Apostoli 1,8, quando dice Cristo mi sarete testimoni, martires, viene usata la parola che poi i cristiani, infatti, l'hanno usato per dire i veri testimoni che sono martiri. Cioè la missione dei discepoli è la testimonianza, e la testimonianza è il martirio. Infatti, nello stesso capitolo, pochi versetti prima del passo odierno, dice Cristo così: "È importante per discepolo che cosa? Essere come il suo maestro". E com'era Cristo? È venuto per comunicare praticamente una sola cosa. Il suo annuncio consisteva in una sola frase: Dio è Padre e vi ama immensamente, tanto che il suo vero nome è la misericordia. Questo è venuto a dire Cristo. Ma questo messaggio ha provocato una resistenza tale che questo annuncio di Cristo si è trasformato in un martirio terrificante, terribile. Nel, si è consegnato nelle nostre mani, noi lo abbiamo ucciso rifiutando il dono, lo abbiamo ucciso e poi abbiamo accusato padre quanto è crudele che ha dato il figlio in questo modo. Cioè pensate un po' alla perversione intellettuale a quale si è giunti. Poi la gente dice, ma, ma come può essere un Dio così crudele che manda il suo figlio così? Infatti la missione di Cristo non era leggibile fino alle Pentecoste. E tu vedi che senza lo Spirito Santo la testimonianza anche della Chiesa dei Discepoli non può essere letta. Perché discepolo è proprio lo stesso che Cristo, fa parte del suo corpo, cioè manifesta la stessa cosa. Il cristiano nel mondo finisce male e la gente gli dice: Ma guarda, andava tanto alla messa, pregava, faceva carità, apriva la casa a tutti che passavano, guarda che fine ha fatto. Ecco, dove è il loro Dio? Proprio l'essenza non si capisce. È proprio questo che rimane fuori. Si accusa Dio. Mentre la testimonianza di Cristo era che la sua vita sarà la glorificazione, cioè sarà una via attraverso la quale lui farà emergere la verità del Padre e tutto il suo peso. E viceversa. Padre, con la missione del figlio, incarnandolo, farà vedere cosa veramente è uomo quando conosce Dio come padre e vive da figlio. E questa glorificazione reciproca non fu letta fino agli atti degli apostoli fino alla Pentecoste. Non si capiva. Ma Cristo è rimasto fedele con obbedienza filiale, un amore filiale fino alla fine, fino alla morte sulla croce. È rimasto fedele e il mondo l'ha giudicato un posseduto da demonio, un falso profeta, un anti-ebreo, la vergogna del popolo ebraico. E siamo proprio così come dice Geremia: i miei amici non vedono ora che io crolli. I nemici logico. Amici non vedono ora che io crollo. Crolli. Allora c'è qualcosa sulla via di Dio che è incompatibile con l'uomo staccato da Dio. L'uomo staccato da Dio non può comprendere, come dice Paolo nella prima Corinzi, è la stoltezza la via di Cristo, la via dello Spirito. Allora c'è una lotta tra il discepolo e la resistenza, così come fu con Cristo. E Cristo come l'ha vinto? Consegnandosi. Non l'ha vinto come si raccontano cose strane sul Costantino. In questo segno vincerai. E ha capito che vincerà una battaglia militare. No, no, no. Il segno di croce fa vincere in modo tale che tu sei vinto. E allora in questa resistenza che lotta contro il discepolo, il discepolo può essere ucciso, eliminato. Ma Cristo dice, non è il peggio. Non pensare che è grave se ti ammazzano, se uccidono il tuo corpo. Il peggio è se riescono a intervenire in quello spazio personale, dove tu scopri Dio come fonte della tua esistenza, perché è padre e tu sei figlio, quando tu nel cuore scopri che esiste veramente l'amore. Probabilmente è questo ciò che pensa la frase che dice che c'è un qualcosa di nascosto e di misterioso, che solo dalla persona a persona passa. Probabilmente questa parte misteriosa è questa, che Cristo confidava ai discepoli che la cosa principale è questa fiducia assoluta filiale al Padre. Ma per quale motivo noi non arriviamo a questa seconda tappa, ma ci fermiamo già alla paura di perdere il corpo? E per la paura. Nel Genesi 3,10 appare per prima volta la paura e dice: Adamo, ho avuto paura perché sono nudo, cioè perché mi sono scoperto come parte di questa creazione. E allora ho perso il fondamento della mia esistenza. Adesso ho paura anche di te. Prima eravamo in comunione, adesso ho paura anche di te. E sono scappato davanti a te. Adamo diventa un fuggiasco davanti a Dio. Allora questa nudità... Fa vedere l'uomo ridotto alla sua dimensione di questo mondo, alla sua familiarità con tutto il mondo degli animali, alla corporeità di questa terra. No? L'uomo non può essere ridotto alla materia di questa terra. Perciò Cristo dice: Se ammazzano il corpo, no, no, non è importante, perché il corpo non, sal non salva l'uomo, ma c'è. Adesso, qui c'è dentro il Vangelo di Matteo, che è molto impregnato dell'ebraismo dell'Antico Testamento, della fede ebraica, è comunque un passaggio, un, oppure un inserto molto ellenistico. È l'unico posto, infatti, in Matteo dove dice bisogna salvare l'anima. Infatti, Luca, nel brano corrispondente, al capitolo 12, non parla dell'anima. E infatti è solo questa frase del Matteo. Ma che cosa dice l'anima per i greci? Cioè quest'altra dimensione dell'uomo che apre la vita umana all'infinito. Questa realtà finita come corpo si apre all'anima, si apre a una dimensione che apre l'uomo allo spirituale, allo spirito al dialogo con Dio. Infatti, successiva frase, se avete ascoltato il Vangelo, Matteo torna a essere ebreo e dice, ecco, cosa cont conta veramente? Avere fiducia dei figli nel padre. E fa esempio dei passeri, che è veramente ridicolo, ma molto eloquente. E ancora di più, perché passero almeno costa un soldo. Ma ancora più eloquente è quello dei capelli. Ti immagini, sono contati, adesso per me è già più facile. Ma sono contati i capelli e come non cade un passero, non cade un capello, senza la volontà che Padre lo voglia Noi abbiamo paura della volontà di Dio perché? Perché il nostro Dio non è Padre, non è Amore. Ma qui lui dice, non abbiate paura degli uomini che possono ammazzare il corpo. Abbiate paura di colui che magari anche attraverso gli uomini agisce e comincia a interferire nel vostro rapporto verso Dio, Padre. State attenti a colui che riesce a confondervi chi è Dio. State attenti a quello. Allora quello vi farà trovarvi da soli perché vi staccherà da Dio padre vi farà trovarvi non essendo figli e allora a quel punto non potete salvare neanche il vostro corpo e sarete tutto ciò che siete buttati nel mondizaio gena mondizaio di Gerusalemme invece vivendo la fiducia che padre che è Dio padre ha una cura d'amore per ogni figlio, salverete voi stessi e gli altri. Salverete il vostro corpo. E oggi abbiamo visitato alla mattina la galleria di Mestrovic e abbiamo visto proprio lì da grande maestro che l'uomo, soprattutto è molto visibile in quella pietà sotto che è in gesso, no? l'uomo è un volume, è vero, è un volume. Ma di che cosa è abitato questo volume? Non è della materia, non della corpo del, del corpo e della psiche, ma delle relazioni, dell'amore. Avete visto quante teste sono aperte al cielo di Mestrovich? E pomeriggio siamo andati a trovare questo memoria dei cristiani del IV-V secolo a Solin. E di nuovo... Che cosa è fondamentale? Che qualcuno non ci confonde chi è il nostro Dio. Perché dopo non ci si può più salvare. E allora dobbiamo fare noi. E allora anche la missione diventa un programma pastorale. Un progetto. Tutto basato sul nostro fare. E anche la fede diventa tutto un nostro fare. Ma non è questo che conta. Assolutamente. E quando si è in quella condizione là, allora si comincia a avere paura per se stessi. Ma Cristo dice nel Vangelo di Giovanni, capitolo 15: se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Ma come conclude la lettera agli ebrei con ultime istruzioni pratiche ai cristiani, dice così: nel capitolo 13,6: il Signore è il mio aiuto, non avrò paura. Che cosa può farmi uomo? E allora perché avere paura degli uomini? Se noi ci custodiamo, che non ci confondono con diverse filosofie, ragionamenti e falsità, il nostro rapporto con Dio, noi siamo figli protetti del Padre e glorificati del Padre nel suo Figlio. E perciò la paura può essere vinta dal cristiano. E quando si vince la paura si comincia a amare. L'amore non conosce paura. La fede non conosce paura. E se non si ha paura continuamente? E questo è un po' il racconto di capitolo 10 di Matteo sulla missione. Di non cadere nella trappola, di aver paura di quelli che resistono e che si mettono contro con tutte le falsità inventate possibili dell'uomo, ma noi siamo nelle mani del Padre.